La porta è aperta! Cucù, indovina chi sono? Chi è? È il lupo o la bambina? No, ma... Tesoro mio! Ma che c'è, madre? Ma buon compleanno, caro, te sempre più bene. Mo sa, ma dai, beh. Ma sono proprio contenta che ci contenta per me. Cioè, anche me, perché pensa bene. E che da per me proprio il giorno del mio compleanno. Io proprio che è, guarda, adesso sera ti obbeoci perché a tua portena una bella sorpresa. Che sorpresa anche la mammina, pensa bene. Aspetta che ha, aspetta. Non muoverne. No, no, no. Chissà cosa mi ha portato la mia mammina questa volta. Mi ha lasciato solo la mia mammina, dov'è? Sono qua, tesoro! Sei qui? Sorpresa! Posso aprire gli occhi? Sei poveriocci adesso, sei. Che cos'è questo? Guarda, guarda la sorpresa che ho fatto. Guarda, sei. È pericoloso? Beh, cos'è? Beh, ma cos'è, cos'è? È una bellissima borsa, porta canne da pesca. Bello! Chiesa? Sì, bello! È resistente! Ecco! Un bel colore! Sta viva, me l'impegno sempre per fare di verità e a te non ti smenga! No, non è che non mi piace, è robusto, dai, va bene, mamma, ma per sé, me, io non vado a pesca, mamma, lo sai benissimo! Oddio, può sempre in barera! Bravo! Comunque me, ah, guarda, sono proprio rivita perché tutte le volte che ti faccio un regalo a te e la tia è presa. Mamma, è bellissimo, va bene così, va bene così, va bene così, mamma, va benissimo, lo terrò e lo serverò con cura, ecco. Ma... Beh, ecco. Cambiamo di scuola. Esatto, esatto. Sa ferie stasera per il tuo compleanno, eh? Potremmo andare a pesca, Spiritoni, no, arriva stasera per festeggiare. Esatto. A te fare una bella cenetta. Esatto. Mette. Esatto. Mette che è in cato, eh? E cucino io. Che e cucini? Se, cucino io. Ah, cucini tu hai detto, vero? Ecco. Ecco, sta viva me! Te dovresti andare in un bel ristorante perché sì. Non ti piace la mia cucina! Ma no, non per quello del tuo come! No, no, a te non ti piace la mia cucina! No, mamma! No, 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 no! A te la mia cucina non ti piace! Ecco. E va bene, se la tua cucina non ti sveglia, mamma! Per la pasta stracotta che ha spolverizzato, risamma, mamma, dai! Orsa, mamma! Ecco. No, mamma, sapeva! Orsa viva me! Te è un po' più bella la tua mamma! Ecco. Te non mi vuoi più bene! No, mamma, non ci venga che sei, dai, da che è questa partita che è, eh? Ma io decidi, guarda, sarà dura per te non vedermi, non sentirmi più, ma me va via, se va via e non verrò mai, mai più disturbarti, ecco. Mamma, sta ferma, no, sì, no, dai, va là. Le inutili che ti insista, e non insistere perché me ho bene deciso. Va bene, ma non va insiste. Se va via. Va bene, la porta è aperta, mamma, dai, non curare. Dai, ciao, ciao. Permesso? Ecco, Patrizia, meno male, dai, minchia Patrizia. La porta l'era aperta. Esatto, l'impudenza. Guarda, la vita sarà dura per te non vedermi e non sentirmi mai più. Però, un giorno forse, e dico forse, e ripeto forse, un giorno ti perdonerò. Grazie, ciao. Ma non oggi. Non oggi. Perché tu sei un figlio ingrato, sì, un figlio ingrato, sì.